Once upon a time, there was a mighty king. It was said he ruled over a small island off the coast of Sardinia. Many had searched far and wide for the lost king, but still no one had found... Wait a minute, that's him! That's the king! Benvenuti nella mia isola di Tavolara. Il mio nome è Antonio Bertolioni, però tutti mi chiamano Re, Re Tonino, Re o Maestà. His family has lived on the island for over 200 years. His great-great-grandfather, Giuseppe Bertolioni, arrived on the uninhabited island in 1807. The king of Sardinia, Carlo Alberto, was, well, intrigued. So... Aveva invitato Giuseppe Bertolioni al re di venire a caccia qui a Tavolara, che c'erano queste capre selvatiche, dente d'oro le chiamavamo. Goats with gold teeth? Sì, l'ho viste anch'io. E sembra che sia stata proprio una razza di capra. Alcuni dicono che hanno una specie d'erba che mangiano. Quindi sono venuto a caccia, hanno preso 7-8 capre e poi gli è stato chiesto cosa voleva. E il re gli ha detto, appunto, che lo nominava re di Tavolara. E gli ha fatto un biglietto scritto. A Bertolioni coat of arms were painted, flags were made, and a royal family tree was drawn. News had even reached Queen Victoria, who sent a photographer to photograph the new royal family. La regina Vittoria ce l'ha ancora lì a Baden-Campale. Questa foto che è originale, che una coppia ce l'abbiamo noi. So what is a typical day in the life of his lordship? Oggi quello che faccio io è uno sport per me. Vado a pesca, mi diverto qui a casa facendo lavoretti, lavoro nel ristorante, da una mano. Wait. A ruler with a restaurant? Are you really a king? Io mi tengo a tutti gli effetti il re come era il mio antenato. Io mi ritengo un discendente del re e quindi siccome il primo maschio prende sempre il titolo come fanno i regnanti e quindi il re è italiana, perché fa parte dell'Italia, però è un regno di Tavolara, appartiene a noi, è ai tavolaresi. Un posto come questo così ha proprio bisogno di una corona. Your Majesty, I totally agree.